Eccoci, buonasera e ben ritrovati a Politica la Parola, il nostro talk show serale in diretta come sempre, come ogni giovedì, dallo studio 1 di Milano, Pavia TV. Anche quella di questa sera sarà una lunga discussione su alcune tematiche davvero importanti che ci stanno toccando da vicino, ovviamente con tutti gli strascichi che arrivano ovviamente dalla situazione drammatica che stanno vivendo gli amici ucraini, che ovviamente ha delle ripercussioni pesanti sul nostro territorio. Cercheremo poi anche di declinare alcune situazioni di queste sulle nostre zone. Allora, come sempre, nel frattempo state già intravedendo i nostri ospiti in studio. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina social Facebook Milano Pavia TV e perché no commentare quanto si sta dicendo in studio. Ma come sempre, prima di presentarvi gli ospiti, andiamo a leggere il sommario della serata. Continua l'ondata di profughi in arrivo dall'Ucraina e le stime parlano addirittura di 10 milioni di ucraini in fuga dalle bombe di Putin. La macchina dell'accoglienza continua a dare risposte concrete a mamme e a bambini in fuga, ma le armi non si abbassano. In uno scenario drammatico per il comparto produttivo italiano, il governo conferma benzina e diesel scontati fino al prossimo 30 giugno, confermati anche i sostegni contro il caro bollette per imprese e famiglie. Basta questo per dare linfa al bel paese? Dal prossimo 1° maggio l'Italia dice addio al Green Pass, la tanto discussa carta verde che ha diviso il paese nel periodo più delicato della pandemia Covid. Mascherina obbligatoria per treni, ufficio e cinema. Misure giuste o ci vuole più prudenza? Questi erano i temi di questa bella serata politica qui al tavolo, questi invece gli ospiti, vado subito a presentarli. Con me in studio c'è Marcello Bergonzi Perrone, vice coordinatore provinciale di Pavia di Più Europa, buonasera. Buonasera, grazie. Con me anche l'onorevole della Lega Marco Maggioni, buonasera onorevole. Buonasera a tutti voi. Mentre in collegamento Skype abbiamo Dino Alberti, consigliere di Regione Lombardia del Movimento 5 Stelle, buonasera Alberti. Buonasera a tutti, grazie. Con noi anche il consigliere democratico regionale Pietro Bussolati. Buonasera Bussolati, ben ritrovato. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, onorevole, parto da lei, anche perché insomma lei svolge anche un ruolo importante a livello nazionale, perché è il presidente della delegazione parlamentare per l'iniziativa centroeuropea, quindi tocca da vicino tutte queste questioni che davvero a loro volta toccano da vicino il nostro paese. Al di là della situazione che tutti i giorni ci raccontano i telegiornali nazionali e la stampa nazionale di come sta vivendo quel popolo sotto le bombe, c'è tutto il tema invece italiano dell'accoglienza, un'accoglienza che sta dando ovviamente delle risposte positive al popolo ucraino, un'accoglienza non solo italiana ma gran parte dell'Europa, di tutta l'Europa, a dimostrazione insomma che abbiamo aperto le braccia a questo popolo, quindi accogliamo. Benvengano. Poi c'è il tema invece che dovrà essere affrontato anche dal governo da oggi in avanti e soprattutto nei prossimi mesi, quello dell'inserimento di queste persone che sono prevalentemente mamme e bambini nella società civile, definiamola così. Ecco, questo secondo me è un tema chiave su cui ovviamente il governo non può ovviamente chiudere gli occhi. Sì, è un tema di grande attualità, è il tema di cui si sta dibattendo oggi. Purtroppo la guerra in Ucraina continua a peggiorare e quindi i flussi di profughi ovviamente non possono che incrementarsi. Devo dire che l'Unione Europea, in particolare con i paesi di confine, in primis la Polonia, ma penso anche ad altri paesi come l'Ungheria, insomma, stanno facendo parecchio in termini di accoglienza e anche il nostro paese fin da subito, noi siamo stati come Lega chiari fin dal primo giorno di conflitto, essendo un conflitto reale dove ci sono persone sotto le bombe e che scappano da un conflitto, è inevitabile che l'Italia debba fare la sua parte. Chiaramente serve però un'accoglienza che non sia soltanto negli slogan o nei buoni intendimenti, ma che dia concretamente intanto sostegno a queste popolazioni che scappano dall'Ucraina e giustamente si diceva sono fondamentalmente donne e bambini, perché sappiamo che il governo ucraino ha decretato che le persone di sesso maschile dai 18 ai 60 anni devono rimanere in Ucraina per combattere.
E quindi noi a queste persone dobbiamo dare e stiamo dando accoglienza. Devo dire che c'è stato un ottimo esempio da parte di Regione Lombardia, c'è stato un grande attivismo anche da parte di associazioni ed enti locali, in particolare i comuni. Credo che tutti i comuni che hanno strutture hanno messo a disposizione per quanto possibile letti e tutto ciò che è necessario. Ci sono state raccolte fondi e raccolte di beni di prima necessità che con i canali opportuni sono stati inviati sulla zona di confine proprio per assistere queste persone che si spostano dall'interno dell'Ucraina verso appunto i confini europei, dell'Unione Europea, e quindi è una grande macchina che il governo sta sostenendo, e penso che lo stesso popolo ucraino sia riconoscente nei confronti del nostro paese. Bussolati, vengo da lei insomma per un commento proprio in merito a questa accoglienza che dicevamo prima, oggi è di emergenza, poi non potrà più esserla di emergenza, dovrà essere un'accoglienza ben diversa? Ma purtroppo le notizie non sembrano, diciamo, volgere al meglio rispetto alla durata della guerra. Sembra che la guerra stia continuando, continuerà, e probabilmente rispetto ai territori in cui oggi maggiormente sono colpiti potrebbe anche dilatarsi. Quindi non so se è realistica la stima dei 10 milioni in Italia, mi sembra un po' eccessiva, però diciamo sicuramente l'intera Ucraina sono 45 milioni di abitanti. No, in Europa parlo, 10 milioni in Europa previsto. Sì, sì, in Europa allora sì, sicuramente realistica, l'Italia deve fare la sua parte, la sta facendo, sono d'accordo con le parole dell'onorevole che c'è una buona collaborazione tra le istituzioni, sia Regione Lombardia che Comuni. Ho visto il lavoro che sta facendo il Comune di Milano, ma si sta lavorando tutti assieme. Secondo me si può fare qualcosina di più sul disagio psicologico, perché ci sono dei professionisti che possono lavorare soprattutto sull'infanzia, i più giovani, che sono ovviamente colpiti dalla guerra, hanno magari un distacco familiare, e su quello si può fare qualcosa di più che ancora non si sta facendo. Siamo un po' in ritardo su quello, ma è sicuramente un passaggio successivo rispetto alla prima accoglienza, che ha coinvolto anche tantissime famiglie, non solo le associazioni più strutturate e i centri più strutturati, ma anche proprio le singole famiglie che hanno ospitato. Bene che su questo non si faccia polemica, bisogna sempre ricordare che le persone che fuggono da situazioni, da scenari di guerra, penso che non solo l'Ucraina, ma penso anche alla Siria o altri scenari nei paesi africani, debbano essere sostenute e aiutate nel momento in cui hanno diritto di essere riconosciute come profughi. Certo. Alberti, condivide quanto ha detto il suo collega del Partito Democratico, cioè il fatto che comunque è mutata anche la concezione di immigrazione, di concetto di immigrazione con questa ondata di profughi dall'Ucraina? Ma diciamo che per noi no, nel senso per alcuni gruppi politici diciamo che un immigrato è un immigrato, sia che venga dall'Ucraina, sia che venga dalla Siria, che piuttosto che dai paesi in guerra dell'Africa. No, io però vorrei forse essere un attimo, portare una visione un attimo differente rispetto ai primi due interventi. Ora, 10 milioni di profughi io credo che siano fino a mai troppo pochi. Cioè, nel momento in cui un paese delle dimensioni della Russia ti minaccia di invaderti e tu sei l'Ucraina, la prima cosa che fai, se sei il premier, sei il capo di Stato, il capo del governo di quel paese, è immediatamente mettere in salvo tutti e 45 milioni, 60 milioni, quanti sono gli abitanti dell'Ucraina, tutti quanti li fai scappare, perché non c'è alcun modo per fronteggiare un'armata di quel genere. Cioè, questo è il punto oggi su cui io credo che dovremmo anche un attimo interrogarci. Cioè, qual è stata la strategia e la politica del premier Zelensky? E con lui la strategia e la politica portata avanti dall'Unione Europea tutta, non parlo solo dell'Europa, non parlo solo di Draghi, del ministro Di Maio, del ministro Guerini, parlo di tutta l'Europa. Qual è stata la nostra strategia in questi
ultimi 60, 60, 70 giorni di lei guerra. Dice che non c'è stata, Alberti, secondo lei? Cioè, oppure c'è stata una politica frammentaria? Noi oggi stiamo parlando, diciamo, non sappiamo quando finirà la guerra. Signore, la guerra, oltre ad averla scatenata e alimentata Putin, la stiamo coalimentando noi, signori. Basta guerra, basta armi e immediatamente istituire un tavolo diplomatico e di trattativa. Ma questo tavolo qua andava fatto non oggi, 70 giorni dopo. Andava fatto 3 giorni dopo che Putin invadeva l'Ucraina, quindi i carri armati. Anzi, da quello che sappiamo, addirittura i segnali di una possibile invasione c'erano già quest'estate. Quindi il tavolo di trattativa andava aperto ancora prima e far sedere a un tavolo e chiedere a Putin cosa vuoi. Ecco, cosa quindi vuoi? E il primo giorno, mi scusi, e finisco, perché i primi 3 giorni di guerra Putin poteva avanzare a determinate richieste, poteva pretendere che la NATO smettesse di fare delle esercitazioni a un passo dal suo confine, poteva chiedere che smettessero di armare i paesi intorno all'Unione Europea, alla Russia, poteva chiedere eventualmente dei referendum, nuovi referendum all'interno delle aree che lui ritiene che siano più vicine al popolo russo all'interno dell'Ucraina piuttosto che al governo ucraino. Certo. Quindi secondo lei, Alberti, ecco, lo chiedo anche questo commento, lo chiedo anche al vice coordinatore di Più Europa, Pavia, cioè, quindi anche la diplomazia quindi ha fallito, secondo lei? Poteva intervenire prima la diplomazia per cercare di fronteggiare una situazione che era già complicata non da mesi, probabilmente da anni? Cercherò in sintesi di rispondere a entrambe le domande, quella relativa ai profughi, all'accoglienza, e questa che è relativa, diciamo così, alla diplomazia, al fallimento della diplomazia. Io penso che per accordarsi bisogna essere in due, nel senso che per costringere qualcuno a un tavolo, come pare di sentire dire, o gli si punta una pistola alla tempia oppure quello ci viene di spontanea volontà. A me pare, dalle notizie, dalle fonti che abbiamo, che le altre parti, intendo dire tutto praticamente l'Occidente, a partire dal presidente Macron, per andare avanti poi ovviamente con anche lo stesso Zelensky, che più volte ha sollecitato un incontro con il signor Putin. Ecco, io, a me pare che tutto l'Occidente, tutti i leader dell'Occidente e l'Europa stessa abbiano più volte sollecitato un confronto e che questo confronto sia stato rifiutato perché testuale, vado a memoria, ma penso di poterlo dire con una certa accuratezza, Putin ha detto che si siederà al tavolo delle trattative quando avrà raggiunto i suoi obiettivi. Questo significa che lui prima deve attuare quello che c'ha nel cervello e che ha in mente, che non si è ancora capito, e che sicuramente prima era di più ampio respiro e adesso è di più basso profilo, chiaro, e poi una volta che lui ha ottenuto tutto quello che vuole, allora si siede al tavolo delle trattative. Quindi le trattative si fanno in due, tu vuoi una cosa, io ti dico sì, no, eccetera, e ne parliamo, ma se l'interlocutore non c'è, non esistono trattative. Primo patto. Questo giusto per essere sicuri. Poi per sentire parlare di referendum, come ha detto il consigliere del Movimento 5 Stelle, referendum, nuovi referendum in Ucraina sotto le bombe, insomma, mi sembra un po' fantascientifica no. Idea. E finisco. Arrivo Alberti, arrivo. Così, però vede, io per tornare invece al punto di partenza, cercherò di essere il più sintetico possibile, mi ero fatto appunto degli appunti e dicevo che c'è un primo dato positivo che però è stato subito smentito dal consigliere 5 Stelle, perché dicevo eravamo più o meno tutti d'accordo nel senso che meno male che un tempo vi erano delle distinzioni tra profughi di serie A e profughi di serie B, dove bisognava capire chi era più o meno scuro di pelle oppure chi era più o meno fuggitivo, diciamo così, da teatri e scenari di guerra. Adesso siamo sicuri che questi soggetti, bene o male, tutti quanti vengono da uno stato di guerra, quindi siamo disposti ad effettuare questa accoglienza che a mio modesto avviso è doverosa. Anch'io. Finisco. Arrivo Maggioni. Quindi che almeno su questo, da questo punto di vista, c'è una concordia politica, perché su questo accogliamoli, siamo tutti d'accordo. Come giustamente lei sottolineava, ci sono due aspetti, che però mi pare che non siano stati assolutamente viscerati. Arrivo, allora diamo un attimo la replica a Alberti, poi volevo fare intervenire l'onorevole Maggioni. E finisco. Velocemente, però. Ecco, che mi piacerebbe sentire quali sono le concrete proposte, perché il primo aspetto è dell'accoglienza, dove c'è appunto il sostegno governativo,
sappiamo, no? E quindi poi i comuni, chi più o meno bene li gestisce, bene o male, ci sono le associazioni di volontariato, Voghera Cevos, che devo ringrazio e segnalare per l'ottimo lavoro che sta svolgendo, ma poi c'è il problema della sistemazione, e fin qui io non ho sentito nulla. Non ho sentito proposte, era un po' la mia domanda iniziale questa. Infatti volevo rispondere a allora quella. Alberti, le do velocemente la replica, sì, e poi visto che velatamente Bergozzi Perrone ha tirato la giacca anche all'onorevole leghista Maggioni, gli facciamo replicare anche a lui. Prego. Ma sì, era anche per concludere il discorso di prima, quello che volevo dire è che se noi avessimo evitato, intrapreso la strada della diplomazia prima dell'intervento della, militare della Russia, Putin poteva avanzare delle richieste che potevano essere sicuramente esagerate, ma comunque su cui si poteva ragionare. Quando ho parlato del referendum, Putin continua a chiedere, a dire che ci sono delle aree dell'Ucraina che sono più russofone, più filorusse che ucraine, e probabilmente quella popolazione vorrebbe andare di là. Io non lo so, lei lo sa, non lo sappiamo se questo è vero oppure no. Proponeva di referendum? Che problema c'è a proporre di referendum? Altra cosa, il discorso scusatemi che adesso mi sono incartato perché volevo dire tante cose in pochissimo tempo. Si diceva dell'incontro, del tavolo. Il tavolo, giustamente, devono sedersi due parti, devono essere concordi. Ma signori, noi abbiamo iniziato dal primo giorno di guerra a dichiarare, tutti i leader europei a dichiarare, a dire che avremmo distrutto l'economia russa. Come si può pretendere che quello si sieda a un tavolo quando gli abbiamo dichiarato guerra? E attenzione, non si dichiara guerra solo con i carri armati, si può dichiarare guerra anche economica, e noi abbiamo dichiarato guerra economica alla Russia, che per me e chiedetelo alle imprese, chiedetelo ai lavoratori, significa stato di guerra, economia di guerra. Quindi la guerra in questo momento la stiamo alimentando noi. La soluzione all'accoglienza, lei prima si parlava di Alberti, accoglienza. Alberti, ne parliamo più avanti di queste, perché poi io ho la testa dura, vado avanti a chiedere appunto quali sono poi l'obiettivo anche del nostro tavolo e tirare fuori anche delle idee. E in effetti abbiamo fatto prima il primo giro di interventi molto abbastanza filosofico, poi mi piace entrare un po' anche a scavare. Maggioni, invece volevo dare la replica appunto a lei in merito a quanto ha detto invece il referente di Più Europa, proprio perché si parlava di questa immigrazione, che dice insomma non esiste immigrazione diversa, anzi l'immigrazione è solo una, perché chi scappa ha qualche problema. Ma allora, intanto io penso che sia stato un lapsus e voglio essere assolutamente chiaro e netto. Noi non abbiamo mai distinto l'immigrazione sulla base del colore della pelle, per cui nessuno mai, da Salvini all'ultimo dei nostri iscritti, ha mai detto l'ucraino sì perché è bianco e l'africano no perché è nero. Questo deve essere chiaro, e probabilmente chi è intervenuto prima questa chiarezza non ce l'aveva presente, quindi puntualizziamo. Detto questo, la differenza tra immigrato e profugo è chiara. L'immigrato è colui che si sposta, e ci siamo sentiti anche definire l'immigrato per motivi economici. Quindi chi si sposta senza avere una meta e che migra evidentemente da un territorio ad un altro. E spesso lo fa clandestinamente, e abbiamo visto cosa significa nel nostro paese un'immigrazione fuori controllo. Ben diverso è lo status di profugo, a prescindere da dove provenga. Un profugo è chi si sposta, chi fugge da un conflitto bellico, che poi sia la Siria, che sia l'Ucraina, sia un paese realisticamente in guerra, perché lì la guerra è certificabile, allora quello è lo status di profugo su cui nessuno, men che meno noi, hanno mai avuto da dire, anche quando si arrivava a spostarsi da paesi africani in Italia, proprio perché si proveniva in alcuni casi da situazioni di guerra. Quindi non è il colore della pelle, ma è la motivazione che sta alla base dello spostamento, che dirime la questione se aprire le frontiere oppure no. Allora, nel frattempo do il benvenuto anche alla nostra prima ospite di questa serata, che è Renata Panas, responsabile di sportelli lavoro ACLI Pavia, che saluto e la ringrazio di aver presentato anche qualche minuto all'interno di questo confronto. Buonasera, buonasera signora.
Buonasera, mi sentite? La sentiamo, chiedo solo alla regia se mi può alzare un po' l'audio in studio perché è veramente basso. Allora, signora, io volevo farla coinvolta perché come ACLI, come sportelli dell'ACLI, state lavorando parecchio su diversi fronti. Sia per l'invio ovviamente aiuti al popolo ucraino, ma anche, è quello che cercavamo di dipanare anche qui al tavolo, anche per l'inserimento di ucraini, soprattutto donne, nel mondo e nel tessuto lavorativo, ovviamente nel vostro caso di Pavia e provincia di Pavia. Ecco, facciamo un attimo il punto della situazione. Io sono responsabile degli sportelli lavoro e sono anche responsabile dello sportello dell'assistente familiare. Quindi all'inizio del conflitto ci siamo trovati con 1000 telefonate da parte delle badanti preoccupate per la situazione, per l'emergenza ucraina. Le badanti che principalmente hanno accolto, perché c'è da dire una cosa molto importante. Gli ultimi dati della provincia di Pavia, noi in provincia di Pavia abbiamo 1800 ucraini, profughi ucraini, di cui il 60% sta presso parenti, quindi c'è una rete importante di amicale parentale degli ucraini sul territorio pavese e quindi diciamo che la maggior parte degli ucraini si sono fermati presso i conoscenti, i parenti e c'è anche una rete molto consolidata sul territorio della disponibilità da parte delle famiglie italiane ad accogliere in questo caso i profughi ucraini. Noi ci siamo attivati dal punto di vista di corsi di formazione, tanto è vero che è partito 2 settimane fa un corso di lingua italiana per i profughi ucraini. E stanno frequentando 12 persone attualmente presso la nostra sede. Sull'altro fronte invece ci stiamo occupando per tutta la pratica dell'ospitalità, come si fa il modulo di ospitalità, qual è la mail, come faccio a inviare una PEC, quindi tutta questa parte qua insieme ai servizi sociali del territorio pavese. E dall'altra parte, come iniziativa, ma subito siamo stati proprio il capofila di questa iniziativa e ne siamo molto orgogliosi, ci siamo attivati subito per una raccolta fondi e per una raccolta di beni di prima necessità, principalmente sono stati cibo, e abbiamo avuto un invio di beni alimentari, esattamente sono stati due invii, due tir, di 35 tonnellate, un totale di 35 tonnellate. Questi invii sono stati, avevamo un contatto della Repubblica della Moldavia che era esattamente metropolita. Quindi abbiamo inviato questi cibi perché purtroppo in Ucraina abbiamo provato, ma abbiamo riscontrato delle parecchie difficoltà e quindi avevamo avuto questo e abbiamo optato per la Moldavia perché avevamo avuto un contatto solido, tanto è vero che poi tutte le parrocchie che avevano accolto hanno distribuito la metropolia di Chisinau, che poi ci ha ringraziato, c'è lettera da parte del metropolita Vladimir e poi hanno distribuito tutti i cibi attraverso le parrocchie del territorio della Repubblica di Moldavia e attraverso alcuni alberghi che avevano appunto aperto le loro stanze per accogliere i profughi ucraini. Una parte della raccolta fondi sono stati inviati in un corridoio umanitario sempre dalla Moldavia, che è la città di Soroka, è stato tra l'altro è proprio al confine con l'Ucraina al nord, proprio è al confine, questo è stato diciamo un primo corridoio umanitario e quindi abbiamo dedicato loro una cifra importante proprio per comprare i beni di prima necessità che noi non avevamo inviato, come la frutta, come il latte, come i medicinali, perché noi di fatto come trasporto non avevamo inviato il medicinale per paura di non avere problemi ai confini. Tanto è vero che è andato tutto liscio, però sappiamo dei trasporti che purtroppo non sono arrivati, quindi siamo stati molto cauti. Ecco. Certo. Questo diciamo che... Sì.
È stata chiara. Ecco, poi magari nel corso della puntata ci racconta magari anche qualche altro dettaglio, anche dei rapporti, insomma, con queste persone che stanno arrivando e che voi le avete accolte, proprio per parlare dell'inserimento di queste persone nella società. Io mi vado a fermare per qualche istante, andiamo in pausa pubblicitaria, poi rientro e vado invece a Milano da Bussolati. A dopo. Eccoci nuovamente in diretta con Politica la Parola. Sul tavolo c'è il tema accoglienza dei profughi ucraini. Come promesso vado subito dal consigliere regionale PD Bussolati, perché volevo insomma fare commentare anche quanto ha detto Renata Pannas, responsabile sportelli lavoro di ACLI Pavia, perché è la dimostrazione che anche al di là di come viene percepita questa si è già dibattuto anche qua in studio tra il botta e risposta, tra il componente di Più Europa e l'onorevole leghista, di come viene percepita questa immigrazione, ma soprattutto abbiamo capito anche dalla nostra ospite esterna, insomma, che è un'immigrazione anche diversa, cioè c'è una concezione diversa, ma c'è anche un modo, un approccio diverso, perché è un arrivo molto veloce di questi profughi. Quindi sono anche molti, come ce l'ha confermato, poi magari chiederemo ancora a lei qualche spunto di riflessione anche sul fatto che è un'immigrazione dove comunque queste persone trovano casa, trovano un momento di conforto anche in parenti che sono già ospiti in Italia. Ma io penso che è stato già detto tutto su questo, cioè è chiaro che bisogna dire grazie al terzo settore. Prima abbiamo parlato di istituzioni che collaborano, ma è chiaro che non si può fare nulla senza il terzo settore meraviglioso che la Lombardia ha e che è un fiore all'occhiello. E come veniva detto dalla signora Renata Panas, grazie anche alle famiglie che hanno aperto le loro case, chi ha potuto e ha fatto un'accoglienza diffusa che non deve essere dimenticata, perché appunto è quella che si sta strutturando grazie anche al fatto che tante persone ucraine erano già qua in Italia e quindi hanno facilitato il ricongiungimento. Io lo trovo anche un messaggio molto positivo per il futuro. Prima, insomma, sentivo l'esponente della Lega dire che loro non hanno mai distinto per il colore della pelle. Io mi ricordo Salvini nell'agosto 2016 evocare la pulizia etnica finanziata e controllata dallo Stato. Sono parole di Matteo Salvini. Certo che oggi se le dimenticano, come si dimenticano quando indossava le magliette pro Putin, come ci si dimentica quando diceva che chiunque arrivasse sulle coste italiane doveva essere preso, impacchettato e riportato nelle coste africane con un gelato e delle noccioline. Sto citando sempre frasi di Matteo Salvini, non è che me le sono inventate io, le sto dicendo io. Sono frasi terrificanti viste oggi, perché finalmente ci siamo accorti che c'è bisogno di avere un'accoglienza strutturata e intelligente, che ovviamente deve distinguere tra chi ha diritto, perché ha uno status da profugo e quindi ha diritto di essere accolto, e chi no. Ma questo si può fare solo dopo una ricerca che si fa sul territorio, quando la persona è su questo territorio. Non è che si può fare a prescindere guardandola in faccia, bisogna fare una ricerca, perché c'è un diritto internazionale che certifica se una persona ha diritto all'accoglienza da profugo o non da profugo. Mi permette in 30 secondi di dire all'esponente, al mio amico Alberti del 5 Stelle, che però io capisco che noi dobbiamo essere per la pace a tutti i costi, ma chi non vuole la pace dobbiamo dirlo, e so che lui la pensa anche lui così, non è che voglio avere un conflitto con lui, ma è Putin, perché Putin ha fatto delle richieste molto chiare, ha chiesto il Donbass, Odessa, ha chiesto che ci fosse una demilitarizzazione dell'Ucraina, all'inizio Alberti, una demilitarizzazione dell'Ucraina, cioè vuol dire che l'Ucraina non dovrebbe avere un proprio esercito, e un cambio di regime politico in Ucraina. È chiaro che davanti a queste richieste hai voglia a portarlo al tavolo della pace. Zelensky ha chiesto più volte un faccia a faccia con Putin, consiglierà a Zelensky quando lo farà di non bere il caffè, però per il resto è chiaro che si deve fare tutto ciò che è possibile per dialogare e per portare la pace, ma è chiaro che nel momento in cui le richieste sono queste è inaccettabile. Quando la Russia ammassava carri armati al confine con l'Ucraina, Biden, il presidente degli Stati Uniti, era l'unico a dire guardate che non si fermeranno, e non si sono fermati, e gli sforzi di diplomazia si stanno facendo e si sono fatti, speriamo che, ma oggi c'era lì c'era lì l'ONU ed è stato bombardato a Kiev, cioè questo è il messaggio che la Russia sta dando all'Occidente e a chi prova a costruire dei ponti. Purtroppo è così, a me piacerebbe che non fosse così, ma purtroppo è così al momento. Maggioni, cosa vuole, una replica sul presumo, visto che mi chiedeva la parola?
No, io intervengo su quanto dicevo, ecco, per puntualizzare la differenza tra immigrato clandestino che si sposta senza una motivazione che sia plausibile e che permetta l'ingresso in Italia, che è quello che abbiamo visto in larga parte accadere negli anni scorsi e che vediamo purtroppo accadere anche se in misura minore in questi ultimi mesi, e una differenza ben sostanziale con chi scappa dalla guerra. E chi scappa dalla guerra, nel caso dell'Ucraina, è una situazione completamente diversa e che merita accoglienza rispetto a chi si muove dall'Africa clandestinamente. Sono due situazioni completamente diverse. Entro però anche sul tema di cosa ha fatto l'Unione Europea, cosa non doveva fare e qual è l'atteggiamento da tenere. Io credo che noi soffriamo una mancanza di politica estera europea. Purtroppo l'Unione Europea non ha una politica estera definita, ha di fatto 27 politiche estere, cioè ogni paese membro ha la sua politica estera con i propri interessi, con le proprie posizioni, e questo si è visto plasticamente nelle trattative che ci sono state prima del conflitto, ma anche dopo lo scoppio del conflitto. Io credo che la politica estera europea, legacy, diplomazia europea, debba fare di più. Io sono convinto che nel momento in cui la Russia aggredisce l'Ucraina, invade l'Ucraina, è chiaro che bisogna mettere in condizioni l'Ucraina, che ripeto, e ricordo, non fa parte dell'Unione Europea e non è un paese della NATO, ma bisogna mettere in condizione l'Ucraina di potersi difendere da questa aggressione. Però parallelamente serve anche una diplomazia che fino ad oggi non si è vista, e una diplomazia che debba dare quei risultati portando al tavolo le parti per ragionare su come far concludere questo conflitto con un processo di pace, altrimenti rischiamo un'escalation che andrà a trasformare un conflitto regionale in un conflitto ben più ampio, addirittura mondiale, ed è la prima cosa che dobbiamo evitare. Allora, prima di far intervenire gli altri ospiti su questa tematica, volevo farvi vedere un bel servizio che abbiamo fatto con il nostro Ermanno Bidone, la clip numero 9 da Casteggio, dove, inoltre Popavese, dove Alisa, questa bambina ucraina, si è già inserita nel contesto sociale della propria scuola e addirittura suona nella banda. Vediamo. Una storia di umanità e di integrazione che, grazie al linguaggio universale della musica e dell'arte, ha permesso di coinvolgere e far sentire forse meno soli i piccoli rifugiati ucraini in fuga dalla guerra. È quella che arriva dall'Istituto Comprensivo di Casteggio. È qui alle scuole medie che ragazzi come Alisa sono stati accolti e integrati. Alisa suona la chitarra a 12 anni ed è arrivata ormai alcune settimane fa da Chernivtsi, nel sud-ovest del paese. Come lei, una decina di altri ragazzini ucraini è stata inserita nel progetto finanziato dal Piano Nazionale delle Arti del MIUR, che sarà presentato a fine maggio all'auditorium di Fortunago, a cui stanno lavorando più di un centinaio di studenti. Sono alle prese con la sonorizzazione di un film muto interamente prodotto nella scuola. I ragazzi, sotto la guida dei docenti e di alcuni esperti esterni, si sono divisi in gruppi. Quello dell'orchestra, in cui suona Alisa, eseguirà musiche tratte dalle avventure di Pinocchio, di Fiorenzo Carpi, e avrà il compito di suonare durante la proiezione del film creato dai team video, teatro e comunicazione. Appena sono arrivati questi ragazzi nella nostra scuola, il progetto Oltre Pinocchio è stato fondamentale per iniziare a metterli subito in un lavoro vero, perché se i programmi scolastici non potevano essere allineati perfettamente con quello che loro stavano seguendo, viceversa questi laboratori permettono di entrare subito nel vivo del lavoro, per cui abbiamo diversi ragazzi attivi sul laboratorio di costumi e di scene e una ragazza che già suonava la chitarra, che è entrata a far parte della nostra orchestra con ottimi risultati di integrazione. All'inizio del corso di teatro abbiamo iniziato a lavorare togliendo tutto quello che era il linguaggio verbale e siamo arrivati al non verbale e soprattutto all'accentuazione di quella che è la gestualità all'interno della scena.
fare un'azione senza parlare diventa imbarazzante, ma nel corso delle lezioni è stato veramente interessante vedere come i ragazzi, una volta che viene segnato il cammino, riescono a percorrerlo fino in fondo e addirittura superare quelle che erano le aspettative dell'insegnante. Dicevamo prima, appunto, avete ricevuto l'apporto di altri ragazzi provenienti dalle zone di guerra, che insomma ovviamente non padroneggiano la lingua, in alcuni casi immagino del tutto. Sì, questa, la manualità ha aiutato tantissimo, perché bastavano solo due parole, due spiegazioni con col traduttore, che poi loro entravano subito nel lavoro da fare e si davano subito da fare. Sono state molto importanti in questo progetto. Abbiamo cercato di dare spazio a tutte quelle abilità che i ragazzi possono avere, a tutti quei talenti che di solito hanno e che restano muti all'interno dell'ambiente scolastico, della didattica tradizionale. Pertanto, appunto, la bravura con la tecnologia, con gli strumenti della tecnologia, oppure la bravura nelle arti manuali, nelle arti fini, nella costruzione di strumenti, di abiti, o anche l'inclinazione, appunto, ad esprimere le proprie emozioni attraverso il teatro. È una forma particolarissima di teatro, cioè la tecnica del mimo. La tecnica del mimo è ancora più inclusiva perché non prevede una verbalizzazione, così che anche le persone che hanno difficoltà linguistica o difficoltà ad esprimersi sicuramente possono però padroneggiare il loro corpo e l'espressività del loro corpo. Allora, un strepitoso esempio di integrazione proprio immediato, pronti via. Panas, ecco, ritorno da lei ancora per una domanda. Qual è lo scoglio dal vostro osservatorio privilegiato? Qual è lo scoglio principale che trovano queste persone, questi ucraini che arrivano in Italia? È davvero solo la lingua oppure gli serve altro e voi glielo offrite? Allora, il primo ostacolo fondamentale sicuramente è la lingua, quindi questo è proprio il primo ostacolo, anche perché fare un inserimento lavorativo, la lingua è indispensabile, sia per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare, sia per quanto riguarda qualsiasi altro lavoro. Io direi che noi come Italia, io vorrei dare un dato molto importante, che secondo me dovremmo prendere spunto. In Moldavia ci sono più di 400.000 profughi che restano lì perché non interessano arrivare in Europa, perché stanno aspettando che la guerra finisca per tornare a casa loro. Questo significa che tantissima gente che arriva qua, perché poi se ne rendono conto che non possono più tornare perché la città è stata distrutta, perché non hanno più una casa, e quindi arrivano qua per forza, non perché vogliono arrivare. E quindi io direi che, oltre alla lingua, un ostacolo importante che noi dovremmo capire e dare come servizio del territorio è mettere a disposizione un servizio di ascolto con dei psicologi professionisti, perché ci siamo resi conto, io perché ho un stretto contatto con queste persone qua che arrivano, di un ascolto profondo. Hanno bisogno dei mediatori culturali, hanno bisogno di un psicologo, perché non mi venga a dire ucraini, purtroppo sto facendo una fatica allucinante a trovarmi perché non ce ne sono. E quindi, oltre alla lingua, c'è un problema proprio all'ascolto, a stare vicino, a essere a fianco, a camminare un po', a prendere per mano, a capire il bisogno. Perché, ribadisco il concetto, queste persone che arrivano perché non interessava l'Italia per venire a lavorare qua, anzi, ho seguito delle persone attraverso la parrocchia ortodossa, perché io di fatto sono ortodossa, sono anch'io dell'Est, e ho seguito delle persone che sono arrivati qua, ma hanno deciso alla fine di ritornare. Purtroppo l'abbiamo fatto con una rete importante di persone che stanno accogliendo sul territorio. Devo dire che la solidarietà territoriale, parlo appunto della provincia, della realtà pavese, è enorme, grandiosa. Noi abbiamo avuto una risposta, abbiamo una risposta immediata, fantastica, le persone stanno vicine, però appunto non basta, cerchiamo di tutti insieme, perché poi anche la questione di, ho sentito un po' un pezzo all'inizio, che cosa dovrebbe fare l'Europa, che cosa dovrebbe fare
l'Italia. Io direi che noi dovremmo capire che cosa dobbiamo fare per il bene comune di tutti. Certo. Ecco, partiamo da qua, da questo concetto. Alberti, poi vado da Bergonzi Perrone, che secondo me è un concerto basilare quello che ha sottolineato la responsabile dei sportelli di lavoro dell'ACLI Pavia. No, assolutamente, però lasciatemi dire fare una battuta, perché ho sentito nell'intervento del collega della Lega parole molto più pacifiste rispetto a quelle dette dal collega del Partito Democratico. La cosa un po' mi lascia un po' perplesso, in realtà no, perché so come la pensa il collega Bussolati su questi temi. E il conflitto è già globale. Prima si diceva dobbiamo evitare che il conflitto diventi globale. È già globale, signori, perché ripeto che il conflitto si combatta con armi, carri armati e missili in Ucraina è la stessa cosa che venga combattuto con, dal punto di vista economico, con le sanzioni. Sappiamo che delle sanzioni Putin ha capito che se ne fa un baffo, non incidono minimamente sulla sua politica militare, e infatti lui oggi, dopo 70 giorni, sa che lui potrebbe andare avanti all'infinito. È anche disposto, perché l'abbiamo detto più volte, è inutile ribadirlo, è folle, è malato, e quindi è disposto a mandare sul lastrico anche il proprio paese pur di arrivare ai suoi obiettivi. Cosa avremmo dovuto fare noi prima di arrivare a questa situazione? È quello che dicevo prima, avremmo dovuto agire prima sulla strada diplomatica, fermarlo, chiedere esattamente cosa vuole, farlo sedere a un tavolo e trattare. È chiaro che sono ben consapevole che non si risolve tutto con a un tavolo, con un bicchiere di vino e una pizza, non funziona così, lo so perfettamente. Lui chiederà 100, noi saremo disposti a dare meno 100 e si arriverà a un compromesso che sarà comunque peggiorativo per l'Ucraina, ma sarà molto meglio di quello che oggi Putin può chiedere. Qualora Putin oggi volesse sedersi a un tavolo, oggi può chiedere qualsiasi cosa, signori. Può chiedere tenere la Crimea, tenersi il Donbass, chiedere che se ne vada la NATO, chiedere nuove elezioni, chiedere la testa di Zelensky. Tra 60 giorni, tra 6 mesi, cosa altro potrà chiedere Putin? Putin, attenzione, sa perfettamente che nessuno lo fermerà tranne la discesa della NATO sul territorio russo, e questo nessuno al mondo, sano di mente, è disposto a farlo. Quindi l'alternativa alle guerre, alle armi, all'invio delle armi, qual è? L'unica: pace, trattativa, tavolo di diplomazia. E fino ad oggi non ho mai visto la bandiera dell'Unione Europea tra le due bandierine di Ucraina e Russia. Ho visto l'ultima volta la bandiera della Turchia. Abbiamo lasciato ad Erdogan, che non mi sembra sia famoso per essere un leader proprio democratico, ok? Il ruolo di mediatore su una partita così importante. Chiaro. Dove era l'Unione Europea? Dove cavolo era? Ecco, partiamo da qua. Dunque, a me innanzitutto io devo dire che i toni urbani e molto cortesi dell'esponente della Lega mi mettono anche un po' in imbarazzo, dovermi sempre un po' confrontare come bastian contrario per quello che gli dice, nel senso che volevo puntualizzare alcune cose. Clandestino si intende chi si trova già in Italia in una situazione di mancata identificazione. È clandestino perché è nascosto, non si sa chi è, chiaro? Questo è il clandestino. Profugo o immigrato sono tutti gli altri. Ok? Quindi chi ha diritto d'ingresso e chi no è quello che distingue il profugo o l'immigrato dal clandestino, che è clandestino per definizione, diritto d'ingresso non ce l'ha perché è clandestino. Quindi cominciamo a mettere. E quando noi sappiamo se il profugo o l'immigrato, cioè chi non è clandestino, perché quello è già qui, ha diritto o meno di stare in Italia, lo sappiamo quando lo identifichiamo, quando capiamo la sua storia, perché spesso non c'è nei documenti, quando veniamo da dove viene, eccetera, eccetera. Cioè quando facciamo quello che le convenzioni e il diritto internazionale ci impone di fare, sia che se lo si raccolga in mezzo al mare, sia che si presenti direttamente alla frontiera in un modo o nell'altro e dica: signori, io chiedo asilo perché sono un profugo, e poi si vede, si fa la procedura. Ciò detto, anche il
devo dire, fantasioso consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che parla di conflitto globale che esiste già o esisteva già prima, anzi per le sanzioni, insomma, cominciamo a identificare una differenza fondamentale. La guerra, quella che si intende, è quella che ti cadono le bombe in testa, che fa e ammazza morti e feriti. Questa è inutile che scuota la testa. Questa si chiama guerra. Poi quella là si chiama politica monetaria, sanzioni, si chiama quello che le pare. Però intanto cominciamo ad evitare che le bombe cadano in testa, che si ammazzino uomini, donne e bambini, per non dire di peggio. Cominciamo a fare questo. Perché se poi si dice, come si diceva un tempo, atteggiamento mafioso, e lo si confonde con quelli che sparano, allora vuol dire che non si hanno le idee chiare. Quindi la guerra è una roba, e sì, signor mio, la guerra è una roba, e invece l'economia di guerra, che è tutta un'altra cosa, che non c'entra assolutamente niente, come ha detto lei invece prima, che è tutta un'altra cosa, è appunto una questione che non è paragonabile allo stato di guerra di una nazione, di fatto o pronunciato. Ciò detto, e finisco, qui si parla di politica comune europea, si invoca la politica comune europea. E allora, se si invoca la politica comune europea, vuol dire che l'Europa deve avere più potere. Per questo significa che gli stati devono rinunciare a una fetta della loro sovranità. Perché se non si attribuisce facoltà, potere all'Europa, poi non si può dire, ma Europa tu non fai nulla. L'Europa ti risponde, e allora dammi il potere di farlo, di creare una voce unitaria, e allora io posso spenderla questa voce, questa delega, altrimenti se non me la si dà, io non lo posso fare. Non si può dare all'Europa, chiedere, invocare l'Europa che eserciti un determinato potere se questo potere non gli viene affidato. Tutto qui. Maggioni, cosa vuole aggiungere? No, io faccio notare che esiste la figura dell'alto rappresentante per la politica estera europea. Bene, quindi lo so. Quindi vuol dire che l'Europa ha già una persona che potrebbe portare avanti gli interessi europei in tema di politica estera. Il problema qual è? Che le persone che hanno ricoperto questo ruolo in passato, e a maggior ragione quella attuale, a mio modo di vedere non sono all'altezza nel gestire un conflitto tra Russia e Ucraina, che rischia di diventare qualcosa di molto più grave. Ed è nei fatti, perché non più tardi una decina di giorni fa, quando Borrell, appunto alto rappresentante della politica estera, va in Ucraina, parla con Zelensky, ritornando a Bruxelles dice che servono armi, detto dal rappresentante massimo, teoricamente parlando, della diplomazia europea, secondo me c'è un piccolo problema. Armi, me lo posso sentir dire da un generale, ma non dal capo della diplomazia europea. Quindi l'Europa, se vuole, oggi ha già uno strumento, però servono le persone adeguate per ricoprire il ruolo. Bussolati, lei come la pensa? Che l'Europa non può essere... Io sono molto d'accordo sul fatto che ci dovrebbe essere un esercito europeo. Non è che è una questione di qualità di Borrell o della Mogherini prima, cioè degli altri rappresentanti della politica estera dell'Unione Europea, non è una questione di qualità umana, è una questione che se tu sei un ministro degli esteri e non hai una politica di difesa comune, tu conti come il due di picche con briscola bastoni, non conti assolutamente nulla. Il problema è che l'Europa avrebbe bisogno di un esercito europeo, e sono anche d'accordo che i primi a non volere questo sono gli americani, perché non hanno mai voluto un'Europa forte. Quindi su questo l'Europa deve fare un salto di qualità, ma oggi l'Europa è minacciata, e io spero che nel disastro che rappresenta questa guerra almeno ci sia l'opportunità che l'Europa, sentendosi minacciato, trovi la forza di avere una voce univoca, una voce unica. Non sono così fiducioso. Ma l'Europa non può essere al posto della Turchia a fare da garante, perché l'Europa è quella minacciata. Io trovo incredibile che non ci si accorga di questo. Cioè, nel momento in cui i carri armati puntano, già era successo con la Crimea, ma puntano diretti a Kiev, come è avvenuto in questa crisi, puntano verso l'Europa, perché anche se l'Ucraina non fa oggi parte dell'Europa, l'Ucraina è minacciata
perché ha scelto, con libere elezioni e con una mobilitazione popolare che ha portato a libere elezioni, di allontanarsi dalla sfera russa, e il simbolo di quella rivoluzione e di quelle libere elezioni che hanno portato a vincere Zelensky col 70% è la bandiera europea. E noi che siamo europei e vogliamo guardare dall'altra parte dicendo, come dice il mio collega Alberti, ma sì, ma diamogli qualcosa, diciamo, ma allora se fosse l'Italia che cosa gli daremmo? Gli daremmo il Trentino, gli daremmo la Sardegna, che qual è cioè, cosa dovremmo discutere? Allora, quando uno dice gli daremmo, diamogli qualcosa perché così si accontenta, siccome non è così, perché è successo esattamente nel 2014, quando si è mangiato la Crimea, e la politica dell'Unione Europea e degli Stati Uniti è stato dire, ma sì, finché prende la Crimea, parlano quasi tutti russi, si sentono quasi tutti russi, chi se ne frega, diamogli la Crimea. E poi dopo ad oggi siamo di nuovo in questa crisi. Allora cosa succede? Che gli diamo il Donbass e poi magari gli facciamo anche qualche concessione di neutralità, e poi tra 4-5 anni ci troviamo esattamente nella stessa situazione, magari non con Putin ma con il suo successore, non lo so, ma che politica è questa qua? Ma come si fa a essere irresponsabili e a voler guardare dall'altra parte? Io non sono guerrafondaio, io voglio la pace, io lavoro per la pace, ma per la primo elemento per la pace è evitare che i gerarchi abbiano voce in capitolo rispetto ai confini verso l'Europa. Questo è il primo obiettivo, fermare l'invasione russa, questo è l'obiettivo. Poi però facciamo anche un attimo di trasmissione utilità, voglio dire alla responsabile delle ACLI che io ho un'associazione, l'associazione junghiana di Milano, che ha dei professionisti in lingua ucraina, poi non so se territorialmente possono essere utili al suo lavoro, ma magari se ci mettete in contatto dopo, io li ho già messi in contatto con Medici Senza Frontiere, che ha avviato un lavoro proprio sul disagio psicologico, ho chiesto a Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia di farsene carico loro, ma su questo, come dicevo, è l'unico elemento su cui siamo un po' indietro, ancora non si sono attivati come regione, e se posso la metto veramente in contatto con loro, perché è molto utile, dove insomma loro hanno professionisti di lingua ucraina specializzati proprio anche sui bambini, e credo che sia una cosa molto utile, come diceva lei, e io ci tengo molto, ecco. Esatto. Panas ha risolto il problema, quindi. Esatto, non so se poi grazie. Arriveranno territorialmente, ecco, però insomma almeno proviamoci. Ecco. Grazie. Allora, io ringrazio davvero Renata Panas, responsabile Sportelli Lavoro ACLI Pavia, la ringrazio per averci concesso questa mezz'oretta di confronto, e soprattutto per quello che fate, insomma, come fa, cosa fa, soprattutto che il terzo settore a favore di questa ondata di profughi. Grazie ancora, buonasera, io mi fermo per qualche istante, vado in pausa pubblicitaria, poi cambiamo argomento, se si può dire così, e cominciamo a parlare anche della sfaccettatura economica di questa crisi internazionale che ha colpito pesantemente il nostro paese. A dopo. Rieccoci nuovamente in diretta, come promesso cominciamo a parlare anche di tutto il lato economico legato a questa situazione internazionale difficile in Ucraina, che sta avendo pesanti ripercussioni per il comparto produttivo italiano, ma anche e soprattutto per le tante famiglie, soprattutto quelle già più in difficoltà. Caro bolletta, caro benzina, insomma situazioni davvero drammatiche che stanno mettendo in crisi il mondo economico italiano. Notizie insomma di qualche ora fa, di qualche giorno fa, poi sentiamo anche cosa dice l'onorevole Maggioni, insomma si parla che vengono confermati i famosi sostegni per il caro bolletta per quanto riguarda, da parte del governo, per quanto riguarda il caro bolletta per imprese e famiglie, un decreto da circa 6 miliardi di lire se non mi sbaglio, e poi c'è ancora, pare, la proroga fino al 30 giugno per questo sconto di 25 centesimi sul carburante, c'è un taglio, una sorta di taglio delle accise, così era stato definito magari anche in modo un poco corretto. Ecco, partendo da questa constatazione, che speriamo sia il più presto, lo chiediamo all'onorevole Maggioni, confermata anche a livello ufficiale, perché oggi è in forma ufficiosa ancora, per quanto riesco, adesso poi andiamo a sentire, leggere magari qualche agenzia, possono essere solo questi gli aiuti che un governo deve mettere in campo in una situazione così difficile, perché poi tutti quelli che noi sentiamo, parliamo con imprenditori giornalmente, mondo produttivo, associazioni di categoria, eccetera, ci dicono sì, va bene tutto questo, però noi abbiamo bisogno di tanto altro.
So che è un po' magari populista, no, questa la realtà, situazione, però è un po' la realtà. È assolutamente la realtà, cioè tu parli con gli imprenditori, giustamente sono preoccupati perché quando arriva il conto dell'energia c'è da svenire. Quando tu parli con una famiglia che ha un mutuo e si è vista raddoppiare, come è successo a tutti, la bolletta del gas, è chiaro che diventa un grosso problema, perché ci sono bilanci familiari che sono in grossa difficoltà già con i costi che c'erano prima della guerra. Figuriamoci adesso che, come dicevo, la bolletta è raddoppiata, addirittura peggiorata. Cioè, lì vuol dire che quelle famiglie dovranno tagliare su altro. Quindi vuol dire che si andrà meno al ristorante, non si andrà in vacanza, si taglieranno i consumi o addirittura peggio. E questo comporta un avvitamento dell'economia e una riduzione di quello che è il prodotto interno lordo. Di questo stiamo parlando, cioè noi possiamo fare tanti ragionamenti macroeconomici, possiamo dire che l'Italia consuma 75 miliardi di metri cubi all'anno, il 40%, parlo di gas naturale, il 40% arriva dalla Russia, quindi dobbiamo sostituirlo, verissimo, ma poi dobbiamo entrare nel concreto, e il concreto è questo. Questo però ci spinge, e mi aggancio a quanto si diceva prima, sul fatto che una guerra di lungo periodo per noi è insostenibile, a maggior ragione se dovessero scattare degli stop o imposti per una decisione occidentale all'importazione del gas naturale, del gas metano dalla Russia, o lo stop, che quello molto probabilmente arriverà, del petrolio russo, ma addirittura se fosse la Russia a chiudere i famosi rubinetti. Noi rischiamo davvero di avere un paese che, logorato dalla pandemia, che ha fatto un 2021 tutto sommato in ripresa con ottimi dati, ma di rivedere ancora lo spettro della recessione che torna a colpire la nostra economia. Attenzione, non è soltanto un problema italiano, è un problema anche tedesco, perché la Germania è messa peggio di noi. Certo. Peraltro, se dovessimo entrare ancora in recessione, non avremo neanche gli strumenti, vista l'inflazione elevata, per poter intervenire. Quindi diventa veramente un colpo da cui non riesci a pararti. Per questo dico che questa guerra prima finisce e meglio è per tutti, perché le guerre si fanno quando economicamente te le puoi permettere. Se non si fanno guerre, meglio ancora, ma se sei chiamato a rispondere devi avere un contesto economico che ti consenta di superare quel momento. Noi questo contesto economico, parlo come Unione Europea, in particolare come Germania e nel nostro caso l'Italia, queste spalle coperte, come si potrebbe dire, non le abbiamo. Ecco, faccio intervenire proprio su questo argomento un altro ospite di questa serata, è Alberto Pozzati, delegato per i rapporti con Eni della Wiltec. Pozzati, ha sentito l'onorevole Maggioni che ha detto prima di tutto buonasera, senza giri di parole, una situazione così non ce la possiamo più permettere. Voi dal vostro osservatorio, anche dal suo, perché lei tiene i rapporti appunto con uno dei più grandi colossi europei del mondo petrolchimico, di cui si sta parlando tanto oggi, una partecipata anche statale, eccetera. Ecco, lei come legge questo sistema? Sicuramente paghiamo uno scotto anche derivato dal passato, che non possiamo dimenticare, perché è chiaro che oggi viviamo una situazione che è condizionata in maniera importante dalla guerra, ma non solo, perché il prezzo dell'energia aveva cominciato a lievitare ancora prima dell'inizio della guerra. Poi la guerra ha dato un colpo decisivo agli aumenti. Però proprio perché l'economia, in modo particolare dell'Oriente, si era dopo il Covid riattivata, per cui c'era questa richiesta forte sul mercato internazionale, in modo particolare di gas, ma non solo ovviamente, di petrolio e tutti quelli che sono i derivati dal fossile. Però ecco, torno un pochino al concetto da cui ho tentato di partire. Noi paghiamo come nazione anche una serie di politiche
del passato, perché troppi, troppi no, voglio dire, oggi la situazione emergenziale in cui stiamo vivendo è dovuta sì al fatto dei costi, ma non solo, al fatto degli approvvigionamenti, nel senso che diceva bene l'onorevole prima quando sosteneva che se la Russia dovesse improvvisamente tagliare il gas e il petrolio ci troveremmo veramente in una condizione di enorme difficoltà, addirittura a livello quasi familiare, no? Non diventerebbe più solo un problema di costi, sarebbe proprio un problema di quantità. Però non possiamo manco dimenticare che alcune cose siamo assolutamente in ritardo, no? Oggi, quando si parla di rigassificatori, in Italia ce ne sono tre. Ma perché? Perché tutti i progetti che sono venuti avanti nei decenni sono stati sistematicamente bocciati. La TAP, con tutte le difficoltà che ci sono state, per fortuna oggi è realizzata e in qualche modo può aiutare. Per cui, insomma, c'è un discorso, non parliamo di tutte quelle che sono le risorse di metano, in modo particolare a largo dell'Adriatico, dove però le piattaforme oggi che in qualche modo funzionano e estradono sono veramente ridotte al lumicino. Per cui, insomma, c'è proprio un sistema paese che in qualche modo va rivisitato. Ecco. È chiaro che, cioè, tutti noi dobbiamo in qualche modo lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti, un mondo il più possibile pulito. Però dalla famosa transizione energetica su cui si arriverà, però va pensato, non è pensabile che oggi, voglio dire, si possa passare da un mondo che è ricentrato quasi esclusivamente sul fossile per passare all'elettrico. Oggi non ci sono le condizioni, anche perché... Ecco. Perfetto, Pozzati, è stato chiarissimo, perché lei ha introdotto un tema focale in questi giorni, in queste settimane, cioè quello della mancanza di programmazione, chiamiamola così, che non ha usato questo termine Pozzati, ma l'ha fatto capire in modo emblematico, cioè in questi anni non c'è stata programmazione, lo chiedo a Bergonzi Perrone, cioè non c'è stata, e quindi ci troviamo ancora una volta a mettere le pezze per cercare di trovare nuovi contratti con altri paesi, comunque complicati, per sopperire al caro benzina, al caro gas, tutta questa serie di situazioni, ma però questa situazione è frutto di una scarsa programmazione degli anni e anche probabilmente anche di una guerra ideologica su alcune tematiche? Assolutamente. Io innanzitutto mi trovo d'accordo quasi con tutto quello che ho sentito dire dal delegato Will, se non ho Perlini, se non sbaglio. E sono assolutamente d'accordo sul fatto che in Italia è mancata una politica energetica, non so come la pensa il delegato, ma io credo, proprio per citare i rapporti di Eni, dal momento, direi da Mattei, dalla fine di Mattei in poi, cioè ci sono state date delle basi, poi su quest'onda lunga c'è stata, appunto, no, con le grosse società a partecipazione statale, c'è stata un'indicazione, un solco che era stato prima tracciato, che è stato poi condotto e proseguito, ma poi a un certo punto l'onda lunga è diventata quasi di risacca, tant'è che ci sono aperti dei mercati anche per delle società più piccole per quanto riguarda, no, quelle italiane, le aziende petrochimiche italiane, con la creazione di grosse realtà che in molti casi nei progetti internazionali bagnano il naso anche alle grosse società come la Saipem e l'Eni. Mi correggerà o mi confermerà, se ritiene, il delegato, che sono dati che io cito perché ho conoscenze nel ramo per alcune persone che ci lavorano, però al di là di non per conoscenza diretta, ma lui ne saprà sicuramente più di me, ma mi potrà dire che questo è vero. Quindi sicuramente, come dice lui, cominciamo a dire no nucleare, no TAP, no rigassificatori, no a tutto, e poi il risultato è anche questo. Però ci sono due problemi. Il primo problema è quello dell'approvvigionamento, che è correlato, per così dire, anche al costo della materia prima, perché se io devo per forza preferire un approvvigionamento presso dei mercati che mi offrono lo stesso prodotto, la stessa materia prima, a un prezzo maggiore, ecco che quello che giustamente diceva l'onorevole della Lega, cioè la necessità di un sostegno momentaneo, potrebbe rischiare di dover diventare strutturale. Il sostegno momentaneo, come giustamente, incredibilmente do ragione al vede che non c'è nessun partito preso da questo punto di vista. No, lo dicono i numeri. Lo dicono i numeri, ma è anche una questione di buonsenso, giustamente.
giustamente, cioè bisogna dare un sostegno a chi non può farne a meno, altrimenti fallirebbe, questo avrebbe delle ripercussioni ancora più gravi, quindi è necessario dare un sostegno, ma l'Italia non è nella condizione, dai dati e dai numeri che si sentono e che si hanno sotto mano, per una questione di bilancia dei pagamenti, per una questione di debito pubblico, che non rendono sostenibile un intervento di sostegno momentaneo, no? Instrutturale. Certo. Quindi questa cosa, e allora come si fa? Si fa come sta facendo, a mio parere, giustamente il governo Draghi, cercando di trovare una diversificazione di approvvigionamento, una diversificazione delle fonti, trattando sui prezzi e vedendo un po' come procede, e poi eventualmente anche con spingendo laddove è possibile con le fonti alternative, che però sappiamo non possono garantire assolutamente tutta l'energia di cui abbiamo bisogno, e tenendo a mente che questa vicenda, questa faccenda della disastrosa guerra e delle conseguenze economiche che trarrà, comporterà inevitabilmente un prolungamento, una dilazione, no, nel raggiungimento dei traguardi della transizione ecologica, che come tutti sappiamo avrebbe comunque avuto un costo. Ecco, Alberti, poi Bussolati, proprio sul tema della scarsa programmazione in termini energetico, che adesso l'ha confermata insomma anche l'esponente di Più Europa. Ma sulla mancata programmazione non posso far altro che confermare. Ricordiamo che se una programmazione c'è stata, è avvenuta in questa legislatura. Quindi col primo governo Conte per la prima volta si è fatto un piano energia e clima con una programmazione sulla base appunto di quello che erano le indicazioni della transizione energetica, la transizione ecologica, che arrivasse a determinati obiettivi al 2030 e 2050. Ovviamente è una programmazione di lungo periodo, 2030-2050, che dovrebbe portarci fuori dalle fonti fossili. È un percorso, ripeto, lungo, che prevede dei passaggi, dei passi che devono essere attuati, messi in piedi, finanziati, costruiti e monitorati. È chiaro che se dall'oggi al domani succede quello che è successo in questi ultimi sei mesi, possiamo fare tutta la più bella programmazione del mondo, ma non serve a niente. È chiaro che se avessimo programmato 20 anni prima il discorso era ben diverso, e questo, sono d'accordo, non è stato fatto. Attenzione, è stato detto giusto, il problema dei costi dell'energia non è una questione che è successa negli ultimi 70 giorni, erano sei mesi che l'energia e le materie prime stavano aumentando. Abbiamo l'ANCE che ci dice che da settembre nella sola Lombardia sono andate deserti 500, un valore di appalti pubblici pari a 500 milioni di euro. Deserti perché le aziende non erano in grado di sostenere i prezzi che erano messi nella base d'asta, perché erano troppo alti. Oggi ANCE chiede ai suoi associati di recedere dai contratti se non riescono a sostenere quei prezzi. Oggi io, come tanti altri, porto nel mio esempio, devo ristrutturare, riqualificare, l'azienda mi ha chiesto di prevedere una clausola all'interno del contratto che qualora le materie prime, ferro e cemento sostanzialmente, dovessero aumentare, si rivede il costo del contratto. Non posso fare altrimenti, perché conosco perfettamente qual è la situazione. Io sono molto pessimista, io sono veramente disperato, perché non vedo una via d'uscita. Prima, quando il collega Bussolati banalizzava, ridicolizzava la situazione, a me spiace che lui la butti su questo piano, ma la situazione è drammatica, e mi trovo molto più vicino alle parole del collega della Lega. Noi non possiamo permetterci una situazione del genere. Le imprese, ma non lo dico io, lo dice ANCE, lo dice Confindustria, ci sono le imprese, ci sono gli agricoltori che mi chiamano e mi dicono che loro non sanno dove andare a comprare le sementi e l'urea per fertilizzare. Chiaro. Insomma, è una delle tematiche che l'approvvigionamento, l'aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime. Bussolati, ha sentito già questo primo giro di commenti, insomma, tutti concordi sul fatto di dire che scarsa programmazione, però dietro a questa scarsa programmazione c'è anche un ritardo dovuto al fatto che tante volte ci sono anche dei conflitti ideologici che hanno portato dei ritardi enormi su importanti progetti, o addirittura questi progetti non sono mai stati fatti. Ma infatti Alberti mi stimola, perché se lui dice che si è banalizzato,
Ma insomma, adesso non torno sulla questione russa-ucraina, ma caspita, il governo Conte 1, dove erano il governo 5 Stelle e Lega, che vedo stasera molto vicini tra di loro, è stato il governo che ha bloccato le trivellazioni nell'Adriatico, dove abbiamo i croati che stanno sviluppando, estraendo il gas. Sono 4 miliardi di metri cubi, dai. Quindi ha bloccato la trivellazione nell'Adriatico di gas naturale, che, da cui non dovremmo dipendere da nessuno, primo. Secondo, ha cercato di contrastare il TAP con mobilitazioni, in particolare dei 5 Stelle, contro il TAP, che vuol dire gas a zero, quindi che non passa a zero, nel senso gas dell'Azerbaigian, che nasce in Azerbaigian, che non passa quindi dalla Russia, e quindi evita di metterci con il cappio al collo da parte dell'orso russo. E queste sono state le politiche che sono state portate avanti dal governo Conte 1 e di cui oggi paghiamo le conseguenze, perché non sono state purtroppo sbloccate. Noi abbiamo, intanto andrebbe separato il petrolio dal gas, noi possiamo fare assolutamente a meno del petrolio russo, l'Europa di fatto già in realtà con le sanzioni che ci sono si è molto ridotta l'importazione di petrolio russo, diversa è la situazione del gas, dove faccio presente che però come l'Europa ha bisogno del gas russo, soprattutto la Russia ha bisogno di esportare in Europa il gas, perché il gas, a differenza del petrolio, non è così facilmente trasportabile, ha bisogno di infrastrutture, cioè tubi che lo trasportino, e non è che sono facilmente realizzabili, non è che la Russia decide di non venderlo più in Europa o se si sospende in parte l'arrivo in Europa del gas lo può portare in Cina o in India, non è così semplice. Per il petrolio sì, per il gas è molto più complicato. Noi stiamo vivendo una situazione che è complicata, che nasce da prima della guerra, come è stato detto, poi la guerra ovviamente ha alimentato questa situazione complicata, ma la situazione, se vogliamo vederla, non dipende in parte dalla guerra, ma in realtà era già un ramping dei prezzi molto forte già sulla fine dell'anno scorso, perché c'è stata la tempesta perfetta, cioè ci sono state la carenza di investimenti che si sono creati per effetto della pandemia e una ripresa, un'impennata della domanda invece, perché per fortuna siamo usciti dalla pandemia e ci siamo messi nelle condizioni di poter consumare di più, e questo ha fatto sì che il mercato lo ha spiazzato e indipendentemente dalla guerra si è creata una situazione difficile, che però secondo me è in parte transitoria. È ovvio che la situazione russo-ucraina, soprattutto se continuerà, creerà delle condizioni di difficoltà, ed è ovvio che si devono sostenere le imprese e le famiglie. Certo, questo non è che mi fa dire che quindi si deroga ai valori di difesa dei confini, ai valori di difesa dell'Europa, questo no, però sicuramente è ovvio che si deve intervenire, come sta facendo anche il governo, con tutti i mezzi necessari per andare a calmierare i prezzi e sostenere le imprese rispetto alle difficoltà che evidentemente ci sono, ma che, ripeto, in parte derivano molto in maniera rilevante, derivano dalla ripresa che c'è stata post pandemia. 10 secondi poi per dire che noi siamo tutti per le rinnovabili, siamo sostenitori, credo tutti, saremmo contenti di aumentare le rinnovabili, e in Italia abbiamo troppa burocrazia, perché le aste sulle rinnovabili fanno fatica ad andare in porto, proprio perché c'è un'eccessiva burocrazia, che anche questa in parte dipende da processi autorizzativi che sono troppo lenti. Guardiamo le battaglie che ci sono per mettere delle paleoliche nel mare, nei nostri mari. Troppo sindrome NIMBY, troppa sindrome in cui ogni comune, ogni comitato può bloccare la realizzazione di opere che sono assolutamente necessarie. Maggioni, cosa volevo aggiungere? Poi volevo andare da Pozzati ancora. No, volevo aggiungere, perché ho sentito toni pessimistici. Io credo che a maggior ragione chi fa parte di un governo debba dare anche delle soluzioni. Allora, due soluzioni, una nell'immediato. Noi come forza politica che sostiene il governo Draghi ha spinto per far sì che la finanza pubblica potesse sostenere e difendere i cittadini e le imprese, e quindi questo governo ha stanziato più di 15 miliardi da inizio anno, dalla legge di bilancio ai decreti di questi giorni, proprio per calmierare sia le bollette sia il caro benzina. Quindi sono soldi che chiaramente arrivano però dal bilancio. Oggi si sta ragionando, devo dire, nella maggioranza per uno scostamento di bilancio, bisogna vedere di quanto farlo, però stiamo parlando comunque di debiti e noi abbiamo bisogno invece di una strategia che ci consenta di avere energia senza attingere al debito, altrimenti questo Stato vive di debiti e i debiti poi vanno sempre pagati. Il cane che si morde la coda, ecco, come quindi, si suol dire. Un'altra strategia è quella che, proprio per dover diversificare l'approvvigionamento di gas naturale, utilizzare una fonte sempre legata appunto al gas, ma che provenga in alternativa dalla Russia, da Israele. Quindi
il gasdotto East Med, io penso che possa essere una buona politica energetica, considerando che circa il 50% dell'energia elettrica prodotta in Italia viene prodotta utilizzando gas naturale, quindi è difficile pensare di sganciarci nel breve periodo dal gas naturale per produrre corrente. Certo. Allora, prima di far intervenire Pozzati, volevo farvi vedere questo servizio. La nostra Benedetta Maffiola ha intervistato il segretario generale di Confcommercio Milano Barbieri proprio sulla caro energia e il riflesso ovviamente sulle imprese. Sentiamo cosa ci ha detto. Che per la regia la clip 8. È allarme indebitamento per le imprese del terziario a causa del rincaro del costo dell'energia. Per il 69% delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, infatti, l'aumento dei prezzi dell'energia comporterà un maggior indebitamento e per il 20% c'è un rischio chiusura per colpa delle maxi bollette. Sono i dati che emergono dall'indagine di Confcommercio sulle conseguenze dell'impatto della guerra in Ucraina con le risposte di 767 imprese. È allarme indebitamento delle imprese del terziario che si confrontano quotidianamente con aumenti importanti del costo dell'energia. Vi sono dei lievi segnali di ripresa, soprattutto nel settore del turismo, ma non sufficienti. È importante intervenire con un abbattimento strutturale dei costi dell'energia, ancora con ristori immediati nei confronti delle imprese in raccordo con l'Europa e proseguire nelle moratorie fiscali e creditizie. Dallo studio emerge anche come per il 51% degli imprenditori l'aumento del costo dell'energia è la misura che impatta di più sull'attività, colpendo per lo più le imprese dei servizi e della ristorazione. Significativo inoltre il rincaro delle materie prime, incidono però anche altre difficoltà come il rifornimento dei prodotti e il calo del turismo. Gli incrementi delle bollette energetiche sono consistenti, per il 53% delle imprese l'aumento è entro il 50%, mentre va dal 100 al 200 per il 12% delle imprese, fino ad un aumento di oltre il 200% per il 4% delle imprese. Inoltre dall'inizio del 2022 i costi delle materie prime utilizzate hanno avuto aumenti dal 20 al 50% per il 44% delle imprese e solo il 2% dei rispondenti all'indagine non ha registrato aumenti nei costi delle materie prime. Allora, questa era un po' la situazione disegnata da Confcommercio Milano, insomma dati sicuramente non confortanti. Prima di andare in pausa pubblicitaria volevo far intervenire ancora Pozzati, perché ovviamente persone tranquille, normali, cittadini semplici, mi passi questo termine, si sono visti schizzare alla pompa della benzina da un giorno con l'altro il costo del gasolio o della benzina. Addirittura adesso oggi si parla ancora di ulteriori rialzi, soprattutto del gasolio rispetto alla benzina. Quindi insomma tanti si sono chiesti, tanti hanno lamentato che dietro a questo balzo giornaliero, perché è successo così, l'abbiamo avvertito tutti, ci siano delle grosse speculazioni delle grandi aziende petrolifere. Lei cosa ne pensa? Sì, in effetti questo è uno degli argomenti, no? Avremmo visto tutti che alla pompa, per paradosso, oggi il gasolio costa più della benzina, no? Quando in chiave tecnica la benzina è un prodotto che dovrebbe costare di più perché serve lavorare di più il petrolio, semplicemente per quello, per cui si va a sfruttamento maggiore degli impianti, per cui il costo dovrebbe essere più elevato. Però questo può essere indirettamente anche un segnale positivo, vuol dire che comunque il trasporto pesante, quello che muove le merci così, in qualche modo è in questo momento i consumi sono elevati perché le merci si muovono e questo significa in positivo che il mercato rende, ecco. Per quanto riguarda la domanda di specie, è chiaro che il costo energetico si sta appesantendo, sicuramente in qualche modo c'è speculazione, perché se sul mercato c'è poco prodotto, chi ce l'ha se lo tiene ben stretto e cerca di metterlo a prezzi sicuramente vantaggiosi. E per quanto riguarda il ragionamento delle grandi compagnie petrolifere, ovviamente non sono sono sicuramente, voglio dire, nel senso di portare a casa un livello commerciale maggiore.
Però ecco, io credo, e volevo fare introdurre un altro ragionamento, che probabilmente il Covid ha insegnato anche un po' poco, no? Perché su alcune cose ancora oggi l'Italia non ha quell'autosufficienza e quando parliamo di energia, io credo che sia una cosa assolutamente indispensabile, no? Perché come diceva qualche collega prima, è vero, il petrolio si trova in misura maggiore in giro per il mondo rispetto al gas, in più ha meno problematiche di trasporto perché bastano navi, bastano mezzi per trasportare, meno complicato ovviamente che il gas. Però anche qui, no? Per un effetto indiretto, no? Il prodotto, il petrolio poi va lavorato, per lavorarlo servono le raffinerie. Però anche su quel settore, in qualche modo, vediamo che le politiche vanno in una direzione opposta, per cui si tende a importare prodotto finito con tutte le conseguenze che abbiamo visto, no, in questo periodo, dalle mascherine quando è stato il momento, dal gas in questo momento e ovviamente anche dai prodotti finiti nel momento in cui non si trovassero sul mercato. Per cui c'è proprio tutta la strategia della politica energetica che in qualche modo va rivista, perché la transizione energetica di cui abbiamo parlato già, quando Cingolani, il ministro della Repubblica, dice: ma per arrivare all'elettrico completo, cioè bisogna passare per forza di cose attraverso il gas, ma non possiamo dimenticare il petrolio, perché vedete, oggi la tecnologia non permette, come dire, soprattutto sull'automotive, di poter andare completamente con l'elettrico o anche col gas, che comunque è complicato per i tempi, è complicato per una serie di questioni. Per cui insomma l'argomento è abbastanza ampio. Poi è ovvio che per una legge di mercato non dovrebbe essere così, in qualche modo qualcuno dovrebbe osservare meglio i fenomeni, ma presumo che la domanda abbia una sua risposta. Sì, è vero, c'è un po' di speculazione strutturata in giro su questo prodotto, proprio perché l'energia sta diventando ovviamente indispensabile. Non dimentichiamo che anche sul nostro territorio ci sono aziende dove la marginalità è ridotta, che hanno sospeso la produzione, chiaramente con tutti i problemi. Io faccio il sindacalista, per cui insomma, mi occupo di quello che deriva anche dal fatto che di avere i lavoratori in cassa integrazione piuttosto che a casa. Certo, è stato chiarissimo. Allora, io mi fermo per qualche istante, andiamo in pausa pubblicitaria, poi ritorniamo, continuiamo a parlare un po' di questa situazione economica generale e poi introduciamo anche il tema dell'addio al Green Pass. A dopo. Rieccoci nuovamente in diretta per questa nostra ultima parte di Politica alla Parola. Stiamo parlando ovviamente delle conseguenze economiche sui diversi comparti di questa situazione internazionale. Alberti, vengo da lei. Abbiamo sentito poco prima di andare in pausa pubblicitaria Pozzatti della UIL, che insomma ha parlato che va bene, c'è stato sia in passato, ci sono stati in passati degli errori in termini di programmazione, ma anche oggi, da quello che ho percepito da Pozzatti, ci sono degli sbagli in termini di strategie. Lui ha fatto l'esempio della situazione anche del petrolio e ovviamente della benzina, quindi insomma anche adesso si stanno, invece di cercare di tamponare, o meglio tamponare sì, ma soprattutto di pianificare il corso degli anni con un minimo di criterio, magari si commettono già ancora degli errori. Ma io direi che tutta questa situazione non ci sarebbe stata se avessimo evitato, se avessimo intrapreso una strategia internazionale diplomatica ben diversa. Questo l'ho già detto e ne sono sempre più convinto. Ricordiamo anche che, come è già stato detto, la situazione dell'aumento dei prezzi sia degli energetici sia delle materie prime è iniziata prima dell'inizio della guerra, dell'invasione russa in Ucraina, e quindi c'era in ballo un problema di speculazione. È stato detto giustamente,
si è usciti dalla pandemia, in particolare un paese più potente, più veloce degli altri, la Cina, è uscita prima dalla pandemia, è ripartita la sua economia molto più forte e più velocemente di noi, ma va ricordata anche un'altra cosa che è stata citata, tra l'altro, da qualcuno prima, non mi ricordo chi, la Cina aveva intrapreso una riconversione dei propri sistemi di produzione di energia, che erano prettamente basati su carbone e petrolio, al gas naturale. Quindi nel momento in cui la Cina esce dalla pandemia, non trova altri competitor, nel mercato c'è solo lei, fa man bassa, acquista tutto lei e compra tutto lei. Questo ha portato ovviamente domanda, al gioco della domanda e dell'offerta, aumento dei prezzi e una conseguente speculazione. Ora, Eni in Italia importa praticamente il 50% del gas italiano, ok? Io vorrei chiedere anche a Eni però se nel frattempo, negli ultimi anni, quanti euro ha stanziato, ad esempio, non so, per l'eolico offshore. Lo dico io, lo rispondo io a questa domanda, è una domanda retorica, 0 euro. Io per carità posso comprendere che ci siano problemi burocratici, la burocrazia, le carte da produrre, i comitati che si oppongono, tutto quello che vuoi, ma Eni è sostanzialmente praticamente sinonimo di Stato italiano. Quindi se non riesce l'Eni a mettere un solo euro per l'offshore, l'eolico offshore, cioè quello da mettere in mare, cioè chi volete che voi che lo faccia? Ad oggi Eni fa impianti eolici in tutto il mondo tranne in Italia. E che non mi vengano a dire che è un problema di sola burocrazia. Quindi va benissimo la mancata speculazione, va benissimo anche che non abbiamo trivellato l'Adriatico come sarebbe piaciuto praticamente a chiunque, soprattutto a Bussolati. Ma ricordiamolo che se oggi dovessimo attivare tutte le trivelle che erano già in programma e che il governo Conte 1, ma anche il Conte 2, avrebbe bloccato, noi passeremmo da un 2-3 miliardi di metri cubi all'anno a forse 8. Signori, noi abbiamo in programma di cancellare dall'oggi al domani 40 miliardi di metri cubi di gas russo. Ora, nella politica di strategia della transizione energetica e della transizione ecologica, nessuno impone da dove devi andare a rifornirti di gas. Quindi anche la questione di confondere l'indipendenza energetica con la transizione energetica è una falsità. Dobbiamo dirlo chiaramente. Noi oggi ci stiamo imponendo di staccarci dal gas russo per altre questioni, non per una strategia di transizione energetica. La transizione energetica la stiamo un po' mescolando un po' nella nostra pseudo-strategia internazionale ed economica. Quindi, diciamolo chiaro. Oggi noi non possiamo staccarci dal gas russo, non possiamo farlo dall'oggi al domani, tant'è che Cingolani ha detto che in 18 mesi, in un anno e mezzo, muoiono imprese e è stato fatto il servizio di non mi ricordo più chi era, scusatemi. Confcommercio. Confcommercio l'ha detto chiaramente, ma lo dicono solo loro, lo dicono l'ANCI, lo Certo, dice certo. Confindustria, gli agricoltori. Non possiamo permetterci di staccare nemmeno un metro cubo di gas russo dall'oggi al domani e nemmeno tra 18 mesi, nemmeno tra 18 mesi, nemmeno aspettare le bellissime trivelle in mezzo all'Adriatico che non daranno niente in confronto a quello che ci serve. Allora, visto che manca ancora un quarto d'ora di trasmissione, volevo cominciare a intavolare un altro tema, che è quello delle ultime ore, insomma, il fatto che dal 1º maggio si dirà ciao ciao al Green Pass, che ci saranno degli obblighi ancora per quanto riguarda le mascherine, per quanto riguarda treni, cinema, e ovviamente uffici. Quindi, la nostra Giusy Chiricò in questo servizio, la Clip 12, ha raccolto un po' di testimonianze proprio stamattina a Milano su cosa pensano, i milanesi in merito a questa maggiore libertà post-Covid. Sentiamo. Resteranno obbligatori al chiuso fino al 15 giugno nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli aperti al pubblico nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. Sono le mascherine che con il nuovo decreto che entrerà in vigore il 1º maggio avranno sempre più vita breve. Mascherine obbligatorie ancora per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, incluse le RSA.
In tutti gli altri luoghi di lavoro, senza distinzione tra pubblico e privato, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata. Mascherina sì, mascherina no, e questo è il dilemma del nuovo decreto del 1° maggio. Noi l'abbiamo chiesto ai milanesi, vediamo cosa ci hanno risposto. Io ho investito nelle mascherine e fin quando non li consumo tutte porterò le mascherine. Poi sono stata a Tokyo tempo fa, anni fa, e ho visto che tutte le persone chic portavano le mascherine sulla metropolitana, vedete voi. Quindi almeno nei luoghi chiusi mascherina sì. Ah sì, certo. Credo sia troppo presto per eliminarle al chiuso. All'aperto sicuramente è giusto che non ci siano, perché non sono tanto utili all'aperto. Però al chiuso, dove c'è assembramento, secondo me sarebbe giusto tenerle ancora un po', almeno qualche mesetto. Ecco, per l'estate penso che è giusto liberare tutto, però ancora il mese di maggio, se le terranno, diciamo, obbligatorie al chiuso, credo sia giusto così. Siamo pronti oppure no? Assolutamente, non le avrei mai messe sinceramente, anzi ce l'ho addosso perché sono stata in un negozio, ma viva la libertà. Anche nei luoghi chiusi? Assolutamente, sono appena stata in Svizzera, appena varchi il confine non c'è mai stato il Covid, solo qui stiamo giocando a questo gioco terribile. D'accordissimo, io non la porto, perciò... C'è troppa pandemia ancora in giro, quindi non saprei. Ancora un po' più di prudenza? Sì. Prudenza sì, sempre. Non si prevedono misure per negozi, supermercati, ristoranti, bar, stadi e spettacoli all'aperto. Significa che qui la mascherina si potrà togliere, anche se è probabile che l'ordinanza in arrivo conterrà una raccomandazione al suo utilizzo nelle situazioni a rischio. Stop anche al Green Pass a partire dal prossimo mese, anche se negli ospedali si continuerà a mantenere l'obbligo di vaccinazione fino a fine anno. Per tutto il resto, dal 1° maggio, il Green Pass non sarà più richiesto. Allora, cominciamo questa girandola veloce di commenti proprio su questa situazione, poi avevo anche una domanda invece per il Pozzati della Will. Bussolati, parto da lei, insomma, abbiamo sentito i suoi concittadini milanesi che si sono un po' divisi, c'era chi era contento, chi un po' meno, chi diceva è fondamentale ritornare alla libertà, era ora, altri che dicono invece tanta prudenza ci vuole ancora. Insomma, ovviamente l'opinione pubblica si divide, però era giusto, insomma, allentare ancora di più queste misure, nonostante i dati, cioè, non è che siano così confortanti. Ma tutti credo che vogliamo tornare a una normalità ed è quello che speriamo da 2 anni. Se possiamo allentare le misure è grazie ai vaccini, è grazie al fatto che tramite il Green Pass si è riusciti ad avere delle capacità di vaccinazioni molto alte, perché i cittadini si sono ampiamente vaccinati, e questo ovviamente, come stradetto, insomma, non penso di dire una cosa particolarmente nuova, ma non frena i contagi, nel senso che i numeri dei contagi sono molto alti. Quello che frena, riduce di molto, sono le complicazioni, sono le fasi più acute del Covid, quelle che hanno portato a ingolfare le terapie intensive e all'ospedalizzazione. Se guardiamo i dati dei contagi sono molto alti, se guardiamo i dati del ricorso alle ospedalizzazioni invece siamo in una situazione completamente diversa da quella degli ultimi 2 anni, e questo è grazie ai vaccini e grazie alle politiche che hanno favorito, diciamo, di fatto una vaccinazione di massa, sia con un grande investimento, un'efficienza, diciamo, della capacità a livello nazionale, con un commissario dedicato che sia, questo secondo me va riconosciuto, nel governo precedente sia nel governo attuale si è lavorato in questa direzione, sia per quello che sono state le politiche del Green Pass, che hanno fatto sì che in molti si convincessero a vaccinarsi, anche quelli che erano stati più recalcitranti all'inizio. La percentuale di vaccinazione in Italia è davvero molto alta, quindi questo è quello che ci siamo gli allentamenti che oggi si possono fare sono dovuti a questo grande successo. Maggioni e poi Bergonzi Perrone. La lezione che dobbiamo imparare da questi 2 anni di pandemia, io credo che sia che non dobbiamo avere un approccio ideologico nell'affrontare questa tematica. Contano i dati ci dicono che da quando Omicron è diventata
la variante dominante, le ospedalizzazioni gravi ma anche ordinarie si sono progressivamente ridotte, a maggior ragione in chi, si è vaccinato, che comunque ormai siamo a percentuali elevatissime, e quindi nei momenti in cui non ho più pressione sugli ospedali posso procedere con un allentamento delle misure, quindi ha una logica togliere il Green Pass. Sulle mascherine io personalmente credo che si debba seguire un principio a questo punto, proprio visti i dati, di libertà. Deve essere chiaro che la malattia c'è ancora, il Covid non è scomparso, la pandemia non finisce per decreto, però a questo punto, visto proprio l'andamento delle ospedalizzazioni e i casi che per lo più sono casi o asintomatici o comunque con sintomi lievi, si può procedere verso un principio di libertà, per cui dire al cittadino: se ti senti più sicuro nel portare la mascherina, portala pure, e se ritieni invece di poterne fare a meno, libero di farne a meno, compatibilmente però con la situazione che è ancora legata alla presenza di questo virus, e lo dicono comunque i dati di questi giorni. Per ora. Grazie, ma io mi trovo abbastanza tutto sommato in linea, in sintonia con quello che è stato detto poc'anzi. Non sono un tecnico, quindi anche l'interpretazione dei dati, che non è un esercizio così semplice come apparentemente potrebbe sembrare, lo lascio fare a chi è più competente di me e quindi ai tecnici. Una cosa si è capita, almeno penso che l'abbiano capita tutti quanti, e chi non la vuol capire proprio perché non la vuol capire, cioè che i vaccini e le mascherine danno una maggiore sicurezza. Quindi non che poi non sia totale o non sia totale. È chiaro che eliminare uno dei due elementi provoca ovviamente a una diminuzione di questa sicurezza, visto che da quel che si è capito sempre il virus non è scomparso ma continua a circolare. Che poi adesso si sia in una situazione maggiore, come giustamente è stato detto, grazie alla campagna vaccinale, è un altro dato che mi pare indiscusso. Però tuttavia è vero che se il virus, no, la testa del virus comincia a riemergere, è ovvio che abbassare, no, la guardia sotto uno di questi due profili, e quindi l'eliminazione dell'uno dell'altro potrebbe teoricamente determinare un aumento dei contagi e creare una situazione di maggiore pericolo. Il problema è, a mio avviso, che dopo 2 anni di pandemia il sentiment, come si potrebbe dire, generale è quello un po' del liberi tutti, cioè che la gente effettivamente, da quello che si sente in giro, è un po' stufa, e anche se non lo dice, lo manifesta con gli atteggiamenti, con gli atti. Anche noi, penso che anche quelli più attenti, ogni tanto uno strappo alla regola. Su chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma più o meno credo che l'abbiamo fatto un po' tutti adesso e non prima, proprio perché l'abitudine determina anche dei brutti comportamenti, abitudine, certo. Ecco. E quindi diventa, come credo che abbia voluto sottolineare tra le righe il deputato della Lega, che si tratti di una questione politica. Vale a dire, il fumo fa male, continuo a venderlo oppure lo vieto del tutto? E allora, esiste un aumento di rischio? È preferibile aumentare questo rischio ma mantenere una situazione, visti le particolarità economiche che abbiamo, in una situazione di minore allarme sociale e di maggiore tranquillità nei confronti della popolazione, oppure no? È una valutazione di carattere politico. Io tendo a essere sempre più razionale, per cui demando certe decisioni che riguardano la salute pubblica sempre a dei tecnici. Però devo ammettere e devo comprendere anche chi magari, per questioni non solo di bieca opportunità, ma anche per un ragionamento di chiamiamola opportunità sociale, ecco, certo, dà una valutazione politica a questo genere di problema. Pozzati, non vorrei farle commentare il discorso mascherina sì o Green Pass sì o Green Pass no, ma volevo farle commentare dal suo osservatorio sindacale il tema smart working.
che si sta dibattendo pesantemente anche sui tavoli del governo. Ecco, voi come mondo sindacale come vedete questo nuovo approccio al lavoro, nonostante sia già in atto da ormai 2 anni dall'avvento della pandemia? Ecco, la necessità vostra, da quello che ho capito, è quello che lo smart working venga regolarizzato, vengano messi dei paletti ben precisi sull'utilizzo? Sì, sicuramente sì. Anzi, le dirò che ormai le grandi aziende ci sono già obbligate a fare accordi con il sindacato per trovare, come dire, delle soluzioni idonee alla struttura aziendale e che contempli anche ovviamente le esigenze del lavoratore, con l'obiettivo comune di diminuire quello che è l'eventuale contagio. È chiaro che c'è stato sullo smart working con il Covid un'implementazione assolutamente esponenziale, perché se prima in qualche azienda a livello sperimentale si stava rodando, voglio dire, abbiamo fatto di virtù necessità, e per cui voglio dire lo smart working è diventato di gran lunga, come dire, dove ovviamente è compatibile, perché nei siti industriali è ovvio che sono poche le figure che possono accedere allo smart working, però dove c'è un lavoro prettamente d'ufficio, in linea tendenziale si è cercato di regolamentarlo, magari con qualche accesso all'ufficio cosiddetto, al lavoro, come dire, in maniera programmata durante la settimana, durante il mese. È ovvio però che lo smart working, che i lavoratori, soprattutto chi l'ha testato, in larga maggioranza, non tutti, perché poi ci sono anche nicchie che preferiscono andare in ufficio così, però in linea di massima ce lo stanno anche chiedendo. È ovvio che però va valutato attentamente in un sistema più ampio, più macro, perché è ovvio che lo smart working, il lavoro da casa, comporta anche una diminuzione di consumi, se vogliamo, no? Perché la gente che è in ufficio comunque si deve alimentare, usa i mezzi pubblici, per cui questi chiaramente utilizzandoli comportano un ulteriore sviluppo, e stando in casa tutto questo viene un pochino a mancare, per cui una regia un pochino più ampia rispetto al problema singolo dell'azienda, perché nel problema singolo dell'azienda ovviamente noi siamo lì per tentare di risolverlo compatibilmente, come dicevo prima, l'equilibrio anche difficoltoso qualche volta tra le esigenze del lavoratore e dell'impresa. Però io credo che il sindacato, ma anche la politica, dovrebbe fare un ragionamento un pochino più a tutto tondo, dove questo va a incidere rispetto a quello che dicevo prima, tutto quello che si mette in moto attorno a un lavoratore che si muove, permettetemi il pasticcio di parole. Certo, è stato chiarissimo. Alberti, faccio chiudere a lei, ho un minuto e mezzo, non di più, proprio sul tema smart working, ho visto che assecondava quello che stava dicendo il sindacalista Pozzati. Sì, assolutamente, ha sollevato delle questioni che sono reali, concrete. Detto questo, sono convinto che lo smart working sia uno strumento che debba essere potenziato, migliorato assolutamente, ma comunque deve entrare all'interno della logica imprenditoriale, della logica del futuro. Non possiamo prescindere più dallo smart working, è dimostrato, ormai ci sono numerosi studi che dimostrano quanto può aumentare la produttività del lavoratore in smart working. Poi vabbè, ci sarebbe a tirare dentro anche il discorso della riduzione dell'orario di lavoro, insomma, se mettiamo le condizioni di vivere meglio la sua vita, il suo momento lavorativo, il lavoratore produce di più. Questo è un dato riconosciuto a livello universale da decine, centinaia di studi. Quindi bene lo smart working, attenzione agli aspetti negativi, possiamo agire su questi per far convivere anche i ristoratori, che oggi purtroppo nel centro di Milano si ritrovano a non avere più la clientela che avevano prima, probabilmente avranno bisogno di dei sussidi o comunque di un aiuto per superare anche questo momento di difficoltà. Siamo alla fine sul tema sussidi, ho visto qua insomma i nostri due ospiti in studio che insomma hanno
hanno avuto qualcosa da ridire, però vi inviterò la prossima volta a parlare di aiuti ancora nuovamente al mondo imprenditoriale. Chiudiamo qui questa bella puntata, ringrazio davvero di cuore il delegato Eni per quanto riguarda la UIL, Alberto Pozzati, che saluto e ringrazio, gli auguro buonanotte. Ringrazio anche in collegamento Skype il consigliere regionale per il Democratico Pietro Bussolati, buonanotte anche a lei, e ringrazio anche Dino Alberti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, ringrazio Marcello Bergozzi Perrone, vice coordinatore di Più Europa a Pavia, e l'onorevole della Lega Marco Maggioni. Chiudiamo qui questa puntata, noi ci vediamo la settimana prossima, vi ricordo come sempre che la politica deve dare delle risposte, deve metterci la faccia, ma soprattutto deve dare la sua parola. Buonanotte.